Non un'assemblea dei soci simile alle precedenti, ma un'occasione nella quale fare il punto delle attività svolte dall'Avis di Andria, ma anche a livello regionale, e programmare le attività per l'anno in corso. Questa volta però si fa i conti con il calo delle donazioni di sangue a fronte delle richieste di sacche che sono sempre in continuo aumento. Così Ruggero Fiore, referente regionale Avis. Da anni noi andiamo dicendo che questo sistema ha raggiunto il massimo di se stesso, cioè con l'organizzazione degli ospedali, con l'organizzazione dei servizi trasfusionali, credo che la Puglia più di 150-160 mila sacche di sangue nell'anno non possa fare. E quindi l'Avis di Andria con le sue 3.500 sacche, credo che sacca più, sacca meno, abbia raggiunto l'obiettivo iniziale. Perché si abbia un rilancio verso il futuro, e un rilancio è necessario perché la Regione, per esempio, ha implementato i centri di trapianti. Per sostenere i trapianti c'è bisogno di sangue. Se i trapianti si sviluppano, il sangue è necessario. C'è bisogno di una nuova organizzazione dipartimentale, ospedaliera e territoriale. Noi la stiamo diciamo, spingendo da diverso tempo, speriamo che si realizzi. Una su tutte, le raccolte di pomeriggio. Le raccolte di pomeriggio, che sono un episodio finora, possono essere messe a sistema. Ovviamente questo richiede un'organizzazione strutturale dei servizi trasfusionali, però per esempio a bocce ferme può essere uno spiraglio per un forte incremento in un futuro prossimo. Positivo il bilancio delle iniziative dell'Avis, che ha aperto la sede ai giovani, ai quali è stata data da quest'anno la possibilità di promuovere le attività della sede intitolata al dottor Porziotta. Abbiamo tantissime idee, chiaramente, per cercare di recuperare sempre maggiori donazioni. Abbiamo quest'anno i ragazzi del servizio civile che stanno dando una nuova linfa all'associazione, stanno organizzando tante attività e noi ci auguriamo che riescano ad attirare il maggior numero possibile dei giovani, perché sono loro il nostro futuro. Quindi adesso ricominciamo con le varie raccolte, con le autoemoteche nelle scuole, con l'autoemoteca per il comune, cioè tutte quelle attività che ogni anno noi ripetiamo e, perché no, implementando con altre iniziative.